Eder. Mech. Palister. Besana Brianza. Monza. Tragedia e giallo, venerdì 1 settembre, in Brianza, dove un ragazzo di 18 anni è stato trovato morto in casa nel suo letto per cause ancora da accertare. Naturali, da quanto emergerebbe dalle prime analisi superficiali effettuate da carabinieri e soccorritori, ma sarà solo l'autopsia a poter dare dei riscontri e risposte certe. Il giovane aveva trascorso la serata insieme agli amici, senza nessun eccesso o problema particolare. Poi, rientrato a casa, nella palazzina di famiglia, si è addormentato. Senza più risvegliarsi. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato il padre, che rincasato lo ha trovato nel suo letto, privo di sensi. Immediata la chiamata al 118. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso, ma ogni tentativo è risultato vano. Il cuore del ragazzo oramai non batteva più. Nell'abitazione sono arrivati anche i carabinieri, per effettuare tutti gli accertamenti del caso. Nella casa non sarebbero emersi segnali particolari, lo scenario è apparso assolutamente nella norma. Bisognerà capire quindi quale possa essere stata la causa del decesso. Si sta cercando di ricostruire le sue ultime ore di vita, ascoltando anche gli amici che avevano trascorso la serata con lui e che adesso non si danno pace. Nei prossimi giorni, dopo l'esame autoptico, se ne potrà sapere qualcosa di più. In seguito, la salma sarà restituita ai familiari, per la celebrazione delle esequie e l'ultimo saluto a un ragazzo così giovane che aveva tutta la vita ancora davanti. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!